anima bella, ben trovata qui sulla mia Mind Body Coaching TV. Sono Elena Tione di Aida Blanchett Healthy Life Coach, sollievo per donne con dolore pelvico cronico, stress management per creare la vita dei tuoi sogni. Sto girando questo video semplicemente per ricordarti che se mi stai seguendo già da un po' o già dai tanti anni in cui ti sto guidando a dissolvere sintomi e a creare davvero la vita dei tuoi sogni, sai che ripeto sempre che uno dei principali motivi per cui le cose stanno come stanno rispetto alla ripetizione di cicli sintomatici e di stress è dovuto a causa dell'attivazione automatica della cosiddetta lizard mind, la mente di sopravvivenza, i circuiti antichi arcaici legati alla sopravvivenza, al dolore e alla combatti fuggi. Congelati, responso fisiologico del nostro sistema nervoso. Come i più grandi massimi esperti a livello mondiale in dolore cronico ci insegnano, come per esempio l'australiano Lorimer Mosley e moltissimi altri veramente, il dolore è la comunicazione più arcaica che esista per dire: c'è un pericolo qui, non sei al sicuro. Ora, se appunto segui il mio lavoro da un pochino, ma anche se sei nuova, se hai già cominciato a spulciare le varie risorse, sai che appunto uno dei principali motivi, una delle cose principali che ti mantengono nel dolore e che ti impediscono dal restare presente dentro il tuo corpo e dentro le tue sensazioni energetiche emozionali sono proprio i tuoi pensieri, i pensieri stressanti creati da questa parte arcaica che ovviamente poi comunica con la parte del nostro cervello che usa il linguaggio umano, le parole, da cui per questo specifico motivo io l'ho chiamata lizard mind, quindi lizard, che in inglese significa lucertola, stando ad indicare tutto il sistema arcaico di processazione degli stimoli, di percezione delle situazioni, di percezione quindi anche del pericolo, e mind vale a dire la parte della mente che utilizza le parole, il linguaggio umano duale, bene, male, buono, cattivo, pericolo, sicuro, eccetera, da cui appunto lizard mind. E quindi i pensieri stressanti, ripetitivi, che tendono a dissociare la tua coscienza dal corpo, provengono da questa parte arcaica. Il segnale percepito di pericolo si trasforma in pensieri stressanti. Non ce la farò mai, non riuscirò mai a superare questa fase. Ah, è inutile che ci provi, non riuscirò mai a raggiungere quei sogni, è impossibile. C'è troppo da fare, io sono troppo stanca. Resterò per sempre così e via discorrendo. Questi sono esempi più banali, comuni, scontati del rumore mentale che crea lizard mind. Questi stessi pensieri fanno un lavoro molto efficace nel mantenerti separata dalle esperienze energetiche e emozioni nel corpo, perché sempre lizard mind le percepisce come una minaccia, un pericolo. Un flusso continuo, senza fine, di previsioni negative, di peggior scenario a proposito del futuro, di che cosa significa questo sintomo, di che cosa significa questa frase che mi sto dicendo,
il concetto di te stessa, il concetto degli altri, il concetto di quello che sta accadendo in questo momento, continuato a ripetere con applicandoci un significato negativo, è ciò che continua a mantenere questo ciclo vizioso di stress, dolore, iperansia, ed è sentirti ancora più bloccata. E il fatto è questo: questi pensieri ricorrenti stressanti di Laser Mind possono variare, ma più o meno appartengono sempre a uno stesso tema negativo. E questi stessi pensieri, non importa di che tipo, nel metodo MindBody noi andiamo a imparare che esistono puramente per mantenerti distratta e dissociata dal tuo corpo. Ora, quando sei in questo stato, il corpo non può guarire per definizione fisiologica, fisica. Non importa i quantitativi di sostanze ingerite dall'esterno e di azioni fisiche per contrastare il dolore e i sintomi, perché ciò che accade viene sempre prodotto dall'interno, e quindi anche la guarigione comincia dall'interno. Questi pensieri stressanti, più o meno sempre gli stessi, esistono puramente allo scopo di mantenerti distratta. È il motivo per cui Laser Mind si dà tanto, così tanto da fare per mantenere la tua attenzione fuori dal tuo corpo e separata dal tuo corpo, perché in questo modo si assicura che tu non debba correre il rischio tra tante virgolette, di sentire le tue emozioni, perché fino a che ti mantieni efficacemente distratta con tutti questi dicoi, ami, esche, non guarirò mai più, questa cosa non può esistere, sarà sempre così, non ce la posso fare, non sarà mai in grado di farcela, questa cosa funziona per lei, loro è, per me no. Questi adescamenti ti mantengono efficacemente distratta e evitano che tu non sia mai riesca a sentire le tue esperienze energetiche nel corpo. Ed è proprio quello che, ai noi, mantiene il ciclo dello stress e del dolore, perché mantiene il sistema ipersensitivizzato. Per questo motivo, la chiave di volta per uscire dal dolore e rientrare nella tua vita, nel tuo corpo, nella tua vita, e creare davvero la vita che vuoi, è la chiave suprema. Non è nemmeno tanto guidare i pensieri, andare in qua e là, ma è sentire. Sentire entrare dentro il tuo corpo in maniera graduale, dolce e con tutto una metodologia di sicurezza. E chiaramente, quando ci sono anche i sintomi, può essere estremamente complicato fare questa cosa, pertanto c'è bisogno di una procedura specifica, di una gradualità e di un sistema di sicurezza per farlo in sicurezza. Quindi questa è una pratica che trovi spiegata gratuitamente dentro Kickstarter Benessere. Puoi scaricarlo gratuitamente al link qui sotto in descrizione. La pratica per processare le emozioni è descritta nel video Come processare le tue emozioni qui su MindBody Coaching TV, all for free. E puoi accedere anche al mini corso gratuito Stop al dolore e sollievo ora, che comincia a darti un po' il quadro del come e del perché si iniziano ad instaurare tutte queste situazioni croniche, non solo vulvodinia, non solo altri tipi di dolore pelvico, non solo infezioni ricorrenti del tratto genitourinario, ma anche altri tipi di situazioni, non solo sindrome dell'intestino irritabile, ma anche fibromialgia, sindrome dell'affaticamento cronico, cervicale,
problematiche di rash cutanei, orticaria e quant'altro. La pratica, ce ne sono tantissime qui sulla MyBody Coaching TV, però oggi voglio darti questo. La prossima volta che c'è un pensiero devastante che ti sta attraversando, fermati e metti una mano sopra l'area del tuo cuore e un'altra sulla tua pancia e prenditi qualche istante per connetterti a queste due aree del corpo. Sentile. E poggiarci sopra le mani ti aiuta a sentire. Invita il tuo respiro a scendere all'altezza del tuo ombelico, senza forzare, lo stai semplicemente invitando. Respira al massimo del comfort che riesci in questo momento. E stai col tuo corpo, abbraccialo. Poi nota, partendo dai piedi fino alla testa, fai una scansione, un velocissimo body scan. Nota quali sensazioni ci sono in tutte queste aree del corpo, partendo dai piedi e risalendo su, su, su. Ci sono diverse pratiche qui sulla MyBody Coaching TV e sul blog, descritte più in profondità e passo passo per fare questo. Nomina queste sensazioni, dai loro il permesso di esistere. Se ci sono dei momenti in cui noti che la mente comincia ad andarsene per conto suo, quello che puoi fare è tenere un pezzo di carta vicino a te e mettere subito su carta i pensieri che ti stanno stressando e appoggiarli lì. Come puoi notare in questa pratica, noi non stiamo cercando di cambiare i pensieri, mandarli via o farci qualcosa, bensì accogliamo anche quelli e li mettiamo qui, li appoggiamo sulla carta, li spostiamo dal peso che hanno nella nostra testa e che schiacciano il nostro corpo e permettiamo loro di esistere appoggiandoli sulla carta, in modo che non debbano tutte le volte calamitarsi su di noi. In questo modo, tirandoli fuori dalla tua mente, mettendoli su carta, in un secondo momento dopo questa pratica, li puoi osservare con più centratura e decidere che cosa fare di questi pensieri. Per ora semplicemente posali su carta, tienili lì, ma li posi lì e ritorni a riportare la tua attenzione, consapevolezza dentro al tuo corpo. E inspira ed espira. Questo movimento dà un segnale preciso al nervo vago. Automaticamente il sistema nervoso si resetta e potresti provare un sollievo piuttosto immediato. È ok, è sicuro stare e respirare ora. Sei al sicuro dentro il tuo corpo. Non c'è niente, niente che può in qualsiasi modo o maniera metterti in pericolo. Sei completamente al sicuro, inattaccabile. Comincia a notare sensazioni corporee, soprattutto nell'area del, voglio dire, della pancia, del petto, del tronco, della gola. Non cercare di capire che emozione stai provando, non ci interessa questo.
non cercare di eliminarla, la sensazione, di giustificarla, di doverci far qualcosa, di analizzarla, tagliarla, scomporla. Per ora semplicemente accetta, vedi, senti, percepisci quello che c'è, accogliere e lasciala stare. Mentre continui ad inspirare ed espirare. Tutte le volte che ti senti stressata, stop, fermati, inspira, espira e senti. Stop, inspira, espira e sentiti. Questo è veramente un'altra versione mini, corta, breve, di una delle pratiche più efficaci, di uno dei tool, degli strumenti più efficaci che puoi utilizzare in momenti difficili. Il fatto è che quando noi restiamo presenti con noi stesse dentro il nostro corpo, all'improvviso le cose che ci stanno stressando, i nostri sintomi o qualsiasi cosa che ci stia dando fastidio, tutte queste cose diventano come più piccole, più gestibili, come se non fossero così grandi e schiaccianti come un minuto prima. Perché quando tu diventi uno con il tuo corpo e sei completamente, la tua energia è completamente incorporata, tutto questo diventa più soft, la tua mente rallenta, entra in stato alfa tecnicamente. Esce dallo stato beta alto dell'alto stress e il sistema riceve un chiaro segnale della verità. E sono al sicuro ora, non c'è bisogno di iperallertarsi in questo momento. È una pratica potentissima ed è incredibile ogni volta notare quanto un piccolo momento di sentizione, come la chiamo adesso, può fare per te e in maniera piuttosto facile, agevole, senza sforzo, completamente senza sforzo. Perché sentire le emozioni è la chiave non soltanto per ottenere sollievo dal dolore, dai sintomi, ma anche dall'iperansia e dal senso di oh mio Dio, è troppo, non ce la farò mai. Come insegnava una delle mie trainer, guarita da vulvodinie e altre problematiche pelviche, Abigail Sidley, oggi Abigail Morgan, il mio compito è aiutarti a riconnettere te con te stessa, perché questa sensazione di agio, di pace, di libertà è chi tu sei veramente e hai bisogno di riabitare il tuo corpo. Per accorgertene, per sperimentarla. A parole è impossibile descrivere un'esperienza reale. La prossima volta che ti senti sopraffatta, da qualsiasi cosa sia, fermati, collegati al tuo corpo, al tuo respiro e senti. Semplicemente stai con le sensazioni. Naturalmente, se sei una donna che ha una forte storia di sintomatologia, sono anni che stai tentando di recuperare il benessere, di gestire i tuoi sintomi, eccetera. Questa è una pratica veramente, è la cosa più semplice e veloce, ma molto spesso sono necessarie altre componenti da aggiungere insieme a questa pratica stessa di incorporamento e di sentizione delle esperienze energetiche e emozionali nel corpo. Naturalmente c'è bisogno, come spiego in Kickstarter Benessere, di lavorare su tutti e quattro i quadranti che ci compongono mente, corpo, emozioni, cuore o essenza di chi noi siamo. Se ancora non l'hai fatto, innanzitutto metti un bel like a questo video se ti è piaciuto,
Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Aiutiamo l'algoritmo di YouTube a far conoscere questo materiale a quante più persone possibile che normalmente non lo vedrebbero nei loro feed. E collegati sul mio blog perché troverai molto molto di più. E se hai e senti necessità di maggiore supporto e guida, sempre qui sotto nel box informazioni trovi tutte le possibilità per lavorare insieme. Nell'augurio che questa nuova videopillola ti sia stata d'aiuto e utile, come sempre io ti mando un bacione e un grande abbraccio qui dal mio studio Roma, e ci vediamo come sempre ogni giovedì alle ore 14 qui sulla Mind Body Coaching TV. A presto!